a grande richiesta, coda alla vaccinara. Quindi ci sono tre cose per sentirsi romani. La prima la escluderei, quella dei sei, i tre scalini delle ginocei. Le altre due sono mangiare la pagliata e mangiare la coda. Allora, coda vaccinaria, coda di manzo, guardate che meraviglia. Grazie Pino della macelleria Campo dei Fiori che mi ha dato questa splendida coda. Poi, carote, sedano, il sedano da dividere in due, poi vi dirò un po' per il soffritto insieme alla cipolla e un po' per finire il piatto. Poi, qua, io ce lo metto perché mi piace, a casa mia si fa come dico io. C'è il concentrato, doppio concentrato di pomodoro. Cacao amaro, pinoli che vengono dalla Siberia, quindi fate i commenti, ve lo dico subito, sono siberiani, non sono italiani, e vino bianco e poi un po' di pomodoro pelato. Adesso iniziamo. La cosa più importante è questa, la rosolatura. Allora, mando la padella, bella, arrabbiata, perché devo rosolare la coda. C'è qualcuno che la bolle. Questa è magrissima, guardate che spettacolo. Non c'è da bollirla, la devo soltanto rosolà. Allora, una parte vino me la tagliata e l'altra me la taglio io. Dove si taglia la coda? Ci sono i snodini. Noi ci divertiamo, no? A fare queste cosette, no? Vediamo un po', se lo prendo lo snodino, lo prendo, va. Eccolo qua lo snodino. Ecco così, e va. E la togli... e la... gli snodi quali sono? Le vertebre, tra una parte e l'altra, che noi possiamo tagliare. Olio. Allora, una volta si faceva con lo strutto, noi possiamo farlo con l'olio, non c'è problema. Incominciamo la rosolatura. Dobbiamo schizzare, dobbiamo sporcare la cucina. Allora, vi premetto, oggi è domenica mattina, ore 9:30. Ok, mi sono svegliato e ho avuto quest'idea pazzesca di fare la coda. Rosolo piano piano tutta e poi la metto da parte. Il profumo è fantastico. C'ho la pentola in ghisa perché trasmette bene il calore, si arroventa bene bene. Guardate, guarda, è stupendo. Ora vado, incomincio a mettere i pezzi già ben rosolati qui. Allora, adesso facciamo il soffritto. Quindi, carote, metto tutto qua dentro. Sedano, la stessa cosa della carota, va pelata. Quindi, questo attrezzo che costa 1 euro è la cosa più indispensabile in cucina. Eccola qua. Taglio e metto dentro. Cipolla, olio, metto così dentro, poi e faccio un bel trito, sottile sottile. Levo gli ultimi pezzi, belli, rosolati così. Non mi perdo niente qua dentro, che vuol dire? Guardate che faccio, eh? Vino bianco. Puliamo, pulito dal di fumi. Puliamo bene tutto quanto il fondo. Sfumiamo e declassiamo, raccogliamo tutto quanto quello che ha lasciato la coda sul fondo. Adesso, a questo punto, metto il trito per il soffritto, sufficiente così, bello. Facciamo bene, se ci serve, un po' più di olio, l'olio ci serve qui. Questo è un piatto da sta a casa, cioè dopo che ti sei mangiato questo, sta a casa perché ti appennichi, la pennichella devi fare. Allora, adesso metto la coda qui dentro, quindi il lungo è questo qua, poi è tutto semplice, la facciamo bene insaporire col fondo, ah, che meraviglia, guardate qua, fate insaporire bene qua, così, dentro al fondo, vedete tutta sta ciccia? Alla fine c'è tanto osso, quindi bisogna, la coda non può essere, la coda in due, ci stiamo quasi quasi, però ce ne vuole un pochino di più per mangiare, eh? Guardate, così. Guardate che bellezza. Bella insaporita così. A questo punto che cosa facciamo? Il sale. Per le lunghe cotture il sale va messo subito un po' e poi correggiamo mano a mano che cuociamo. Sale e il pomodoro. Io uso quello del mio amico Pasquale Petti, eccolo qua. Però è troppo denso, quindi che faccio? Faccio la scarpetta, metto un po' d'acqua qua dentro e aggiungo acqua. Scuotiamo un pochettino, così. Zacche, 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 zacche. Vediamo un po'. Sentite i stornelli romani? Proprio da stornelli, eh? Poi il concentrato. A me piace, dà un senso di dolce in più. Vado qua. Mettiamo temperatura medio-bassa, deve proprio sobbollire leggermente. Vedete? Appena, appena, appena. Così.
A questo punto chiudiamo. Se va bene ci vediamo tra 3 ore, se va male fra 4, lo saprò dire dopo. Nel frattempo io mi pelo il sedano. La cottura della coda dove si vede? La faccio vedere io, guardate. La carne si stacca qui. Guardate che roba, spettacolare. Intingo. Adesso, cacao, amaro, pinoli, portate la mia amica dalla Siberia. Ultimo ingrediente, il sedano. Perché il sedano? Ridete, perché sgrassa, pulisce la bocca. Scottato un minuto proprio d'orologio, al dente, eh? Tutti i rigatoni, mi raccomando, l'ho detto sempre. Le lunghe cotture vanno fatte riposare e poi si riscaldano e si mangiano. Mai mangiate subito. Quindi, mi raccomando, adesso la servo subito per farvi vedere quando è secondo. La salsa ci vuole, qua ci vuole il pane, eh? Così. E questo è il secondo. E adesso arriva il primo. Assaggio la coda fatta col cacao. Guardate qua. No, guardate la ciccetta. Vedete qua, faccio vedere qua. Tanto se no mangio tutto io. Guardate che... come si muove? Va giù da sola. È un dolce. Ci sta il cacao. Mario, assaggia la codina, guarda se ti piace. Vediamo un po' se è romano vero, eh. Gli è piaciuto quella Mariuccia. Buono, eh? È romano vero. Dopo che ha assaggiato la coda, mi si è aggrappato. Adesso, come si faceva una volta, ve la ricordate la domenica? Con insalatiera, zuppiera, si buttava la pasta così dentro la salsa, parmigiano o pecorino, fate voi, qua la scelta, a me ci piace tanto il parmigiano. Poi giro, vedete i pezzetti di coda che ci stanno qua, così, mamma mia, la sentisse male. La bontà, la regina delle paste romane, buona, Mario, quanto è buona, hai sentito, sì?